Perché alcune persone tradiscono gli altri? Beh, io sono tradito, tu sei tradito, altri sono traditi perché non siamo in allerta, non siamo attenti, abbiamo una mentalità debole, non siamo così attivi, non siamo così dinamici, non siamo vigili, consapevoli, non siamo svegli. E dato che non siamo vigili, dato che non siamo consapevoli e non siamo svegli, veniamo traditi. Quindi dobbiamo ricordarci di questi tre A: awake, aware and alert, che significa svegli, consapevoli e vigili in modo da non essere mai traditi. Questa è la soluzione a questo. La prossima domanda è: perché soffriamo quando le nostre famiglie ci tradiscono? Che tu sia tradito dalla tua famiglia o da altri è colpa tua, non sei consapevole di ciò che sta accadendo. Non capisci perché le persone si comportino così. Qual è il motivo dietro di loro, che sia la famiglia o la comunità? Non c'è comprensione. Non siamo in grado di capire come si comportano le persone, se si comportano bene. Ed è questo tipo di assenza di consapevolezza, questa mancanza di comprensione delle persone che porta al tradimento. Quindi è colpa mia e non dell'altra persona che mi tradisce. Io mi sono lasciato tradire da lui. Perché dovrei lasciarmi tradire? Perché non sono in grado di essere prudente? Perché non posso essere consapevole? Perché non sono stato attento? Quindi è colpa mia. Quindi non date la colpa al traditore, ma incolpate solo voi stessi che avete permesso di farvi tradire. Questo è ciò che penso. Grazie. Bene, la prossima domanda. Perché molti devoti in tutto il mondo hanno perso fiducia nella propria organizzazione religiosa? Amico mio, la risposta è semplice. L'organizzazione è solo un mezzo, ma non è il fine. Una volta che i mezzi vi conducono alla fine, alla meta, non dovete preoccuparvi di niente, di nulla. Ad esempio, un esempio semplice, avete l'auto. L'auto vi porta a destinazione, ma una volta raggiunta la destinazione non avete più bisogno dell'auto. Quindi l'organizzazione è solo una motivazione, è solo un aiuto, è solo una guida, ma non è il fine. Ma ci sono così persone coinvolte nell'organizzazione che considerano quell'organizzazione fine a se stessa. No, 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 l'organizzazione vi aiuterà in qualche misura. Ma successivamente dovete lavorare su voi stessi, cioè per conto vostro. Dovete lavorare per la vostra liberazione, dovete lavorare per la vostra redenzione, dovete lavorare per la vostra emancipazione. L'organizzazione non vi aiuterà, l'organizzazione è solo un mezzo che è. È un mezzo, ma non fine a se stesso. Quindi le persone hanno perso fiducia nell'organizzazione perché dipendono dall'organizzazione, ma non sull'organizzatore. E chi è l'organizzatore? Dio stesso è l'organizzatore. Il resto del popolo costituisce un'organizzazione. Quindi rivolgiamoci a Dio. Quindi questa organizzazione diventerà secondaria. Dio viene prima di tutto, l'organizzazione è secondaria. Allora sarete liberi da tutti questi pericoli, dai mali che ci sono nell'organizzazione. Dio viene prima di tutto, l'organizzazione è secondaria, dovrebbe guidarci verso Dio. Ma se mi limito all'organizzazione, ne sarò profondamente assorbito, ne sarò totalmente assorbito dall'attività dell'organizzazione. Quando l'organizzazione assume il ruolo principale, Dio diventa secondario e così io mi allontano da lui. Quindi
Consentitemi di ricordarvi costantemente ogni secondo che Dio viene prima. L'organizzazione è secondaria. L'organizzazione è un mezzo, Dio è la fine, la meta. Questo è ciò che dobbiamo essere, di cui dobbiamo essere consapevoli in ogni minuto della nostra vita. Grazie mille. Perché i leader di queste organizzazioni religiose in tutto il mondo tradiscono i loro devoti? Beh, io incolpo i devoti, non incolpo i leader. Voi avete permesso di essere traditi, vi siete lasciati ingannare da loro, per cui essi vi ingannano, vi tradiscono. I leader non sono importanti. I principi dell'organizzazione, l'obiettivo dell'organizzazione, lo scopo dell'organizzazione è fondamentale. I leader sono solo degli strumenti, questo è tutto. I leader sono lì solo per guidarvi, ma non per tradirvi. Se vi tradiscono non sono affatto dei leader, state lontano da queste persone, state lontano da tali organizzazioni guidate da traditori. Quindi dobbiamo incolpare noi stessi, non i leader. E i capi, i leader, potrebbero tradirvi, ma voi non siate influenzati, è colpa vostra se vi fate influenzare e traviare da questi traditori. State lontano da queste persone. Grazie. Di cosa hanno bisogno i devoti che hanno perso fiducia nelle loro organizzazioni religiose quando i leader di queste organizzazioni vanno contro gli insegnamenti della propria religione? Molto semplice. Cosa ha detto Swami? Scappate dalle cattive compagnie. Frequentate le buone compagnie. Siate in buona compagnia. Scappate dalle cattive compagnie. Se i leader delle organizzazioni religiose non praticano i principi religiosi degli insegnamenti di Bhagavan, considerateli come persone cattive, scappate da loro. Uniamoci a coloro che sono persone pie, che praticano gli insegnamenti di Baba. Questa è una buona compagnia, satsang. Quindi un leader che non pratica gli insegnamenti di Bhagavan o insegnamenti di qualsiasi altra religione non può essere un leader. Se non seguo gli insegnamenti biblici non posso essere un cristiano. Se non seguo gli insegnamenti di Buddha non sono buddista. Quindi cerchiamo di essere in compagnia di coloro che praticano non semplicemente la leadership, ma devono praticare gli insegnamenti di Baba. Questo è quello che sento al riguardo. Grazie. Perché chi tradisce la propria organizzazione religiosa non ha vergogna? Qual è il loro karma? Beh, perché sono spudorati, tradiscono, perché sono spudorati. Se avessero un senso di vergogna non tradirebbero mai. E qual è il loro karma? Dovranno affrontare il loro karma. Ogni karma avrà una reazione, ogni azione avrà una reazione. Dovranno affrontare gli effetti karmici. Non possono essere liberi dalla legge del karma. Quindi lasciamoli al loro destino. Allontaniamoci da queste persone, quelli che tradiscono la loro organizzazione, non hanno alcun senso di vergogna, sono spudorati. Siate molto chiari al riguardo, grazie. Che cosa dovrebbero fare i devoti quando vengono a sapere che i loro leader, che gestiscono le organizzazioni li hanno traditi? Beh, disconnettetevi dall'organizzazione, disconnettetevi. Se siete traditi, perché dovete continuare a rimanere nell'organizzazione? Forza! Andatevene via, allontanatevi. Questo è visto, questo l'ho letto nella biografia, la vita di Sri Krishnamurti, che chiamiamo con affetto Jiddu Krishnamurti. Egli aveva appena lasciato la teosofia, la loggia teosofica, e disse: non ho nulla a che fare con questo. Non ho niente a che fare con questo.
e conosceva se stesso, era diventato un Jagadguru, un maestro, quindi se non vi piace più siete liberi di andarvene, perché rimanete dentro e a sentirvi in colpa? Perché andatevene, questo è ciò che possiamo fare, cerchiamo di essere prudenti, di essere consapevoli dei traditori. Ci sono molte persone che hanno tradito, molte persone nobili. Bene, che cosa hanno fatto? Li hanno lasciati. Tutto qui. Lasciamoli e proteggiamoci. Questo è ciò che dobbiamo fare. Grazie mille. Questa è una domanda da parte di Satya. Penso sempre perché le persone dovrebbero fare la puja quando muore qualcuno della loro famiglia. O del loro albero genealogico. Questo è un concetto sbagliato, una nozione sbagliata. Quando muore una persona, dovremmo offrire ulteriormente la puja. L'atteggiamento di adorazione ora è per i defunti. Noi preghiamo per la pace. Che l'anima riposi in pace. Facciamo la puja quando una persona si allontana da noi, ringraziando Dio per il dono della sua vita, per questo dono della vita, di questi defunti da cui abbiamo imparato molte cose, dalle quali abbiamo ricevuto aiuti in ogni modo. Questa è gratitudine. La puja. È un atto di gratitudine quando una persona ci lascia, quindi è molto necessaria. Ma dovremmo capire che fare puja, a volte facciamo puja per il nostro bene. Quando qualcuno vicino, un nostro vicino o un nostro caro muore, preghiamo per la pace della sua anima defunta. Grazie a Dio per il dono di quella persona che ci ha aiutato, quindi mostriamo gratitudine. Quindi dobbiamo fare la puja il giorno in cui qualcuno ci lascia, perché non farla è ignoranza, non cadiamo in questa ignoranza. Grazie.